Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente dopo un sacco di tempo nuovo video haul. Non ho fatto shopping per tantissimi mesi perché non trovavo mai nulla che mi piacesse realmente, ma finalmente ho trovato qualcosina, ho accumulato un po' di capi da farvi vedere, quindi cominciamo subito. Inizio da questo scatolone, poi ne ho un altro ma ci pensiamo dopo. E cominciamo con H&M. Ho fatto due praticamente round, uno online e l'altro in store. Ho preso dei capi molto molto basic, preferisco i capi basic per creare i miei outfit. Cominciamo con una maglietta semplicissima bianca, nulla di eccezionale. Ho preso una M, in realtà era l'unica taglia che c'era. Poi ho preso un cappellino, anche questo molto basico. A me non stanno benissimo i cappellini, però questo qui chiaro mi mancava, quindi ho deciso di acquistarlo. Ho un altro cappellino della Polo che però mi sta malissimo. Questo sta già meglio ed è della linea Divided. Poi, per restare in tema capi basic, questa felpa. Io mi sono accorta di non avere delle felpe per uscire. Ho felpe per stare in casa o comunque con su loghi, eccetera, ma per uscire niente di basico. Quindi ho preso questa qui nera con la scritta Original, molto semplice. È molto morbida all'interno, non è pesantissima, però è un po' felpatina dentro. E questa l'ho presa online, quindi purtroppo non ho il prezzo e ho preso una XXS. Soprattutto per l'estate ho preso un toppino molto molto semplice che avevo già, ma mi si erano rotte le spalline, e di questo ho preso una XS. Un'altra magliettina bianca, questa qui non so, è minuscola, però è carina perché ha questo dettaglio sulle maniche e sul fondo. Anche di questa XS, di nuovo, capo basico per l'estate. Quante volte l'avrò detto? Non lo so. Comunque, questo top, io non sono mai stata una super fan di questi top con lo scollo così e le maniche, cioè senza maniche fatte in questo modo e non con le spalline, però devo dire che li sto rivalutando, non male. L'ho già usato, quindi non ho più l'etichetta. Era una XS, cioè è una XS. Un accessorio, questo mollettone, non so come lo chiamate voi, comunque è pazzesco. L'avevo già comprato, ma quando sono stata a Capoverde l'ho perso, non so, non lo trovo più. E tiene benissimo i capelli, è super potente, quindi l'ho ricomprato. Questo costava, mi pare, 4 euro, quindi veramente ne farei la scorta perché senza di questo io non riesco a stare. Per finire con H&M, questo vestitino in jeans. È una specie di tubino in jeans. Di questo ho preso una 32, comunque penso vedrete i vestiti indossati, quindi nulla, un semplice vestitino in jeans che ho pensato appunto per quest'estate, molto carino. Con H&M abbiamo concluso. Passiamo ora a Zara, ma un capo purtroppo non ce l'ho perché l'ho dovuto ordinare in negozio e chissà quando arriverà. Comunque, questa camicetta è l'altro capo di Zara, molto carina. Ha il dettaglio di avere queste taschine asimmetriche, è a righe bianche e azzurre. E questa qui è una XS. È corta. Facciamo una pausa dai vestiti perché ho un ordine di notino da farvi vedere. Allora, cominciamo con un prodotto make-up che ho preso tanto per provarlo, perché io uso solamente il correttore per truccarmi, non utilizzo il fondotinta e in qualche modo devo coprire le occhiaie, qualche mattina sono un disastro, quindi ne ho per forza bisogno e cerco sempre di avere una scorta. Ho acquistato questo qui di Rimmel, The Multitasker Concealer, nella colorazione 030 Light. Non l'ho ancora provato, vedremo. Comunque questo è l'unico prodotto di make-up. Passiamo alla mia passione più grande, ovvero la skincare. Ho preso, guardate quanto è grande, questa che è l'acqua termale di Avène. Per me è sacra e questa qui è la confezione da 300 ml. E veramente d'estate, così me la bevo. Ho preso poi un detergente, questo qui è di Neutrogena alla curcuma. Il mio detergente preferito, come sapete, è quello di Zaia, veramente adoro, ma questo qui l'ho preso per lasciarlo nella doccia perché sono troppo pigra per andare a lavarmi il viso se faccio la doccia dopo. E quindi ne ho uno in doccia e uno nell'altro bagno per quando faccio semplicemente la detersione del viso. L'ho cercato però che fosse
per pelli sensibili, quindi molto delicato sulla pelle e boh, vedremo com'è. Ho sentito che profuma un sacco di curcuma, davvero tantissimo. Poi un prodotto per l'idratazione, tutto ciò che è idratante deve essere mio, questo qui è di Bionike, ed è un acqua gel idratante. Allora, sarò sincera, l'ho già provato perché ero molto curiosa, ha un profumo molto alcolico, non so come dire. Io sono molto fissata con i profumi in generale nella vita, ma dei prodotti soprattutto, e non lo so, questo è un po' al limite, spero che almeno sia idratante nel lungo periodo. Una maschera per i capelli del brand del detergente, quindi Zaia, questa qui dovrebbe essere... Non lo so, ho provato dei prodotti per il viso, non sono male, il detergente, come vi ho già detto, è la mia cosa preferita. Vediamo un po' per i capelli come sono. Questa che è una maschera alla menta e zenzero, dovrebbe essere una maschera purificante. Io non utilizzo le maschere purificanti sul viso, ma questa qui è per il corpo, quindi per esempio nelle zone un pochino più stressate dagli indumenti invernali, come per esempio le braccia oppure la schiena, se avete dei brufoletti, ha proprio questa consistenza argillosa e la farò in quelle zone. Ultimo prodotto non di skincare, l'ho già rotto perché lo sto già usando, è una fragranza di Mille Fiori, questa qui è al miele e al sale marino, da mettere in questi cosi, che non mi viene il nome, ho già fatto l'unboxing di questi prodotti su TikTok, non mi viene il nome di questi, tipo diffusori, diffusori tipo di fragranze, non lo so, la mettete dentro a questi aggeggini con un po' d'acqua e si trasformerà in vapore e profuma la stanza. Molto buono, ritorniamo alla mia fissa e ossessione per i profumi. Per questo pacco ho finito. Passiamo al secondo ordine che ho fatto online da Bershka. Di questo ho già fatto un try on haul su TikTok. Se non mi seguite, molto male, trovate un po' i contenuti in anteprima. E non è andata benissimo, però vabbè, cominciamo. Cominciamo con il mio capo preferito, questo qui si è rivelato super bello. Ed è un top, una specie di top corsetto, con questo dettaglio sul davanti. È molto bello, aderisce molto molto bene al corpo. Ehi, ma si sta già rompendo. Cioè, no vabbè, non ho parole. Di questo ho preso una XS. All'interno ho dei ferretti che non vi fanno male, si piegano, sono molto delicati, ecco, però aderisce molto molto bene al corpo anche grazie a questi. Una borsettina carina, color panna. Mi sono resa conto di non avere delle borse color panna il giorno della mia laurea, perché non sapevo che cosa abbinare al mio completo, quindi questa qui. Camicetta, questa qui rosa, corta come l'altra che vi ho fatto vedere prima, quella di Zara azzurra, è da stirare, mi è arrivata tutta stropicciata. Di questa ho preso una XS. Non rimane troppo aderente sul corpo, rimane molto morbida, quindi perfetta per l'estate. Un paio di pantaloni, perché ho dovuto ricomprare un sacco di pantaloni, siccome quelli che avevo prima non mi vanno più. E ho preso questo modello a zampina. Hanno questo lavaggio molto chiaro. Di questo ho preso una 32, il modello si chiama Petite Flair, quindi, no scusate, Flair Petite, scusatemi, quindi sono della linea Petite, la lunghezza infatti è perfetta, io sono un po' bassina, quindi ho bisogno sempre di trovare il pantalone giusto, se no devo farli accorciare. Ora arriviamo ai capi che proprio no. Innanzitutto questo blazer, allora non so neanche come farvelo vedere, è enorme. Anche di questo ho preso una XS e non lo so, è enorme, veste molto molto over, però secondo me se siete un pochino più alti sicuramente vi starà meglio, a me non sta per niente bene, quindi di questo faremo un bel reso. Reso anche per questi che sono dei cargo, purtroppo questi non li ho presi della linea Petite, quindi mi vanno molto lunghi. Anche di questo ho preso una 32, ma a differenza degli altri mi vanno molto lunghi, molto larghi. So che il modello è fatto così, però anche in vita sono molto molto larghi e con una cintura, non lo so, perderebbero
il loro mood, non lo so, non mi piacciono. Quindi di questi ho deciso di fare il reso, anche se il colore era molto figo. Una ragazza su TikTok mi ha consigliato di guardare nella sezione bambini di Zara, che hanno dei cargo con la lunghezza perfetta, infatti proverò a guardare lì. Abbiamo finito, vi ho fatto vedere tutto, spero che vi sia piaciuto questo haul, che vi abbia tenuto compagnia, anche se dopo tanti tanti mesi che non ne facevo uno, però davvero non trovavo nulla di carino in giro. E poi per me fare shopping online è un disastro, perché c'è talmente tanta roba che non so dove andare a cercare, non so cosa scegliere, è tutto così mischiato. Poi ci sono dei siti tipo quello di Zara con delle foto che non vi fanno capire che cosa state acquistando, quindi. E nei negozi fisici uguale, c'è sempre il disastro. Se devi andare a fare shopping devi andare in Duomo c'è sempre il disastro nei negozi e mi passa la voglia. Quindi ho evitato lo shopping per tutti questi mesi. Spero però che questo video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un thumbs up, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi, io vi aspetto su Instagram e su TikTok come al solito, link nell'info box. Se avete visto il video fino alla fine commentate con le emoji dei sacchettini, quelli per lo shopping. Un bacio, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!